Allora, iniziamo. Prendiamoci un minuto prima perché la presentazione è molto lunga, cercherò di rimanere con i tempi col cronometro questa volta. È davvero lunga, ci sono una valanga di dati, cercheremo comunque di insomma, parlare per 30-35 minuti massimo in modo da lasciare le domande, perché i dati che vi daremo sono molto più ampi, quindi se avete curiosità su qualsiasi area di interesse dell'hotel, insomma, chiedetemi. Ok, allora. Esiste l'hotel ideale? È una domanda abbastanza provocativa. Alcuni hanno detto che fate una presentazione mistica. Qualcuno dice di averlo visto. È una delle domande che ci siamo posti tantissimo in questi anni. Il mission statement di Trivago, motore di ricerca hotel presente in 49 paesi al mondo, è quello di aiutare l'utente a trovare l'hotel ideale al miglior prezzo. Per noi è molto importante identificare questo hotel ideale, identificare questo cliente ideale, se vogliamo. Sulla base di questo abbiamo fatto una serie di ragionamenti. I dati che vedrete sono dati di filtri, come la gente ricerca per filtri combinati. La nostra esperienza si basa sostanzialmente proprio sul filtering, quindi sulla ricerca personalizzata. Quali sono i contenuti che rendono di più e rendono di meno? Che cosa la gente nota, che cosa no e che cosa è necessario fare per essere ottimali sul web, non solo su Trivago? E poi abbiamo i dati di questo programma Hotel Test che abbiamo da diversi anni in tutta Europa. Abbiamo 25.000 questionari somministrati in oltre 700 hotel in tutta Europa, nelle più grandi città turistiche, in Italia, Roma e Milano e anche Firenze, e sapremo, aggregandoli, quali sono i top e flop più comuni, okay? Su tutte le aree del soggiorno, quindi dall'arrivo, la camera, in hotel, colazione, staff. E ovviamente abbiamo molti più dati su cena, spa e qualsiasi altra cosa, ci riserviamo insomma, di darveli se vi interessano in un'altra sede, non possiamo farvi vedere tutto. Iniziamo da una domanda che vi fa riflettere. L'hotel ideale per voi, ve le cito, poi fate così con la mano, la ricerca della perfezione? Ok, e nei dettagli? È una conquista? Solo una promessa? Ok, vi vedo molto interattivi. Non abbiate paura, non c'è una risposta. Arriveremo a questo alla fine. Ovviamente non ve la do ora, perché sennò che stiamo qua a fare? Iniziamo. L'hotel ideale di base su un motore di ricerca, ma realmente un po' in tutto il web, si basa su quattro fasi importanti. Uno è quello della ricerca, uno è quello del confronto. Se siamo un motore di ricerca, ovviamente il confronto è fondamentale e non si basa solo sul prezzo, badate, anzi, forse è probabilmente la seconda cosa, l'ultima cosa. La scelta, che è un po' un salto nel buio, ci portiamo tutte le nostre aspettative e bisogni, poi c'è la realtà, e il soggiorno vero e proprio. Quindi iniziamo appunto con la prima parte. Allora, la ricerca, tecnicamente, Firenze, abbiamo messo una bella foto di Firenze con delle date, è una ricerca molto semplice, la gente non vuole essere disturbata, vuole sapere dove andare, un motore di ricerca intercetta la domanda, non è un sito che crea ispirazione o crea il bisogno di quella destinazione, già esiste, e quindi di base camera singola, doppia, gruppi, destinazione, check-in e check-out. Quanto dura secondo voi il processo di ricerca? Dalla prima ricerca al click in uscita, noi chiamiamo la prima preferenza nel sito di prenotazione, quanto può durare mediamente? 3 minuti, otto ore. 8 ore vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Esattamente 3 minuti, bravissimo, non so come fai a saperlo, ovviamente. Ci vogliono 3 minuti, il tempo di farsi un toast, probabilmente si riesce a fare un toast molto prima, e in 3 minuti è il momento in cui decidono già sulla prima preferenza. Il tempo che ci vuole invece dalla prima ricerca alla prenotazione è molto più lungo, non sono ovviamente 3 minuti, dipende dal tipo di viaggio ovviamente, da che tipo di viaggio io sto facendo. In 3 minuti adesso vi faccio vedere esattamente che cosa succede, quindi cerchiamo di andare rapidissimi su questo. La parte della ricerca ha due livelli, no? Il livello, popolarità, che è l'algoritmo che ogni sito stabilisce, il ranking, che non è determinato dal creatore, ovviamente, dipende dalla missione del sito. Okay? È un ranking di popolarità che nel caso di Trivago dipende dalla scheda presidiata, cioè abbiamo l'albergo dietro che sta presidiando la scheda, siamo sicuri delle informazioni che dà, c'è una frequenza di aggiornamento, ci sono contenuti molto datati, e rapporto qualità-prezzo. Non troverete mai hotel, a meno che non sia una destinazione particolare, con una reputazione molto bassa o senza reputazione nella prima pagina. Il 50% degli utenti si ferma sul Popularity Index e per pigrizia e anche perché probabilmente si fida. Se
sa che comunque Trivago tende, non solo Trivago, tutti gli altri siti, a rimandare l'esperienza migliore possibile all'utente. Okay? Quindi presidiare la scheda attraverso Trivago Hotel Manager, contenuti sempre più aggiornati e di alta qualità, che contano sempre, sempre di più, rapporto qualità-prezzo. Su questo ovviamente non si può intervenire, dipende da quelle che sono le vostre politiche, le vostre strategie di reputation e di pricing. Il secondo livello è quello del filtering. Il filtering index, sempre una percentuale di utenti e di viaggiatori sempre più consistente, inizia a cercare per filtro. Vuole una camera, la vuole per una tipologia di viaggio, la vuole per quella destinazione, vuole la camera con la scrivania, vuole la camera con un ottimo wifi, vuole la camera attrezzata con sale meeting, vuole quel tipo di camera. Il consumatore sta imparando a capire quello che vuole. Okay? Sta viaggiando tendenzialmente di più e sta iniziando a usare i filtri sempre di più. L'esperienza, la nostra esperienza di ricerca si basa molto sui filtri. Stiamo cercando di capire quali sono i filtri in combinazione nelle varie città italiane per migliorare la resa e far sì che un domani l'utente che noi già conosciamo X non dobbiamo più chiedergli di ricercare, sappiamo già quali sono le sue preferenze e quindi gli diamo i risultati che vuole. In questo modo il popularity index, dove magari non siamo riusciti perché abbiamo iniziato con la reputazione tardi, il nostro prezzo è più alto perché siamo su un segmento alto, in questo modo riusciamo a intercettare meglio l'utente ideale, quindi ad allineare quelle che sono le aspettative e i bisogni con la realtà. Ok, ovviamente però non basta questo. Questi sono i filtri, giusto per dirvi, stelle, valutazione e prezzo sono quelle che mettiamo in evidenza perché sono le più ricercate, in combinazione. Quindi non è che la gente cerca per prezzo, per distanza e punti interesse o solo per categoria. Cerca in combinazione, vi dico adesso quali sono le combinazioni più popolari. Ma cerca soprattutto e anche in relazione alla meta che ha in testa e al tipo di viaggio che vuole effettuare. E questi sono i dati che abbiamo. Sulla parte dei filtri più usati, combinazione prezzo e distanza è la prima combinazione possibile, questo in tutto Trivago, insomma, sono dei dati abbastanza importanti. Il secondo tipo di combinazione per rating, quindi valutazione e categoria. Il terzo filtro in combinazione che viene utilizzato di più è per prezzo e categoria. Ok? Quindi queste sono le cose principali che normalmente la gente usa e filtra. Poi ci sono ovviamente i servizi più utilizzati, Wi-Fi. Spesso si dà scontato, ma la gente cerca e clicca su Wi-Fi perché vuole essere sicura che effettivamente c'è. Attenzione quando vi posizionate in un motore di ricerca come in qualsiasi altro sito di prenotazione, di cliccare, flaggare Wi-Fi, perché anche se l'avete messo nella descrizione e non è nelle categorie, quando fate la vostra scheda, non vi trovano. È come se voi il Wi-Fi non l'aveste, ok? Nel momento in cui ci si muove per filtri. Per quanto riguarda invece le destinazioni, abbiamo detto che l'hotel ideale è anche e soprattutto una questione di meta e di tipo di viaggio che io ho, quindi le mie aspettative, i miei bisogni. E dipende ovviamente da diverse destinazioni. Non abbiamo ovviamente potuto portarvele tutte, però vi facciamo vedere un attimo quali sono le differenze tra una città e l'altra. Una città di cultura prevalentemente leisure come Roma, una città business come Milano, una città leisure come Firenze, siamo qua, città di montagna e città di mare. Abbiamo preso le top in Italia. E questi sono i filtri più ricercati. Per esempio a Roma è molto importante la distanza dai POI, dai punti di interesse. Seconda cosa importante sono i servizi dell'hotel, in particolare il parcheggio e la palestra, che è una delle cose che ci sorprende di più. Stanze non fumatori, wifi, idromassaggio. Questi sono i filtri più ricercati per quanto riguarda i servizi dell'hotel. A Firenze il prezzo si filtra soprattutto per prezzo, per nome dell'hotel, quindi sembrerebbe che a Firenze è molto importante quella che la brand di un hotel, quindi la gente ricerca quell'hotel, nonostante sia un motore di ricerca, quindi potrebbe cercare per prezzo, cerca quell'hotel e cerca di capire se quell'hotel ha delle offerte o delle tariffe interessanti, che magari già conosce. Quindi attenzione che il motore di ricerca viene utilizzato anche da chi è fedele a quell'hotel. Okay? E questa è la grande sorpresa. E succede non solo qui, ma anche a Milano. Sia a Milano che a Firenze c'è una ricerca, non solo per prezzo nel caso di Milano, prezzo nel caso anche di Firenze, ma anche per nome dell'hotel. A Milano si cerca anche per palestra nell'hotel, probabilmente città della moda, città del fitness è una delle cose più richieste, e doccia. Questi sono i filtri top, ovviamente non li abbiamo messi tutti perché sono oltre 200 su Trivago, quindi questi sono i filtri bene o male più ricercati. A Rimini, oltre che per categoria, ovviamente distanza dal mare è una delle cose più richieste in una destinazione di mare, è molto richiesto anche qui parcheggio, palestra, terrazza, balcone, ristorante, animali ammessi, piscina e l'all inclusive. Questi sono i servizi più richiesti. In montagna
varia leggermente per prezzo, servizi, parcheggio e in stanza tra i servizi di riscaldamento autonomo. Ok, queste sono alcune destinazioni top su Trivago come Livigno, Cortina e alcune destinazioni del Trentino Alto Adige. Quindi è una media insieme. Vi ritrovate su questi dati? Più o meno. Il confronto, siamo sempre nei 3 minuti che vi ho detto prima, si basa esclusivamente e non solo sulle immagini, ma soprattutto sulla coerenza fotografica. La coerenza fotografica, il set di foto che deve essere in qualche modo armonico, la coerenza cromatica, anche questo si guarda, noi tendiamo a fare dei collage ed è molto importante che non ci siano set di foto di 3 anni fa e altre ultime degli ultimi anni. Foto prevalentemente solo in orizzontale, con una definizione che noi abbiamo chiamato, questo è uno dei dati insomma, che ci dicono che una scheda hotel con più di 20 foto realizza il più 29% di prenotazioni, ha il 29% in più di possibilità di essere prenotate. E chi è sotto 10 foto in media, quindi non è solo una questione di qualità ma anche di quantità, si trova su uno share del 10 e dell'1% delle ricerche, dei click in uscita, okay? Quindi dell'interesse. Molte meno possibilità di essere prenotate. Questo è per esempio quello che vi stavo dicendo, alcune destinazioni come Londra, Parigi, Atene, abbiamo visto insomma, che schede con meno di 10 foto non arrivano nemmeno al 10% di share delle preferenze. La formula che noi diamo l'abbiamo ripetuta in tanti webinar, non so chi di voi albergatori, chi di voi ha fatto alcuni dei nostri webinar. Ok, l'abbiamo ripetuta a IOSA, è la formula del clear, be clear, ovvero pulizia delle immagini, non mettete dettagli che non si capiscono come le Louis Vuitton per intenderci sul letto o altre cose perché la foto sul web è molto piccola, quindi più le linee sono chiare e comprensibili, meglio è per l'utente. La luce, devono essere comunque ambienti invitanti, non mettiamo ambienti clinici, anche se magari alcune parti del nostro hotel ce le hanno, cerchiamo di mettere qualcosa che veramente crea relazione, non distanza. Il taglio deve essere professionale, l'angolo, raccontiamo una storia. È importante che nella narrazione fotografica ci sia una conseguenzialità di foto diversificata. Non mettiamo 10 foto di camera e poi 5 foto d'hotel, oppure 10 foto, cerchiamo di dare un bilanciamento e soprattutto un'alternanza. In un attimo, la gente non ha il tempo di versi tutte le foto ovviamente, anche se abbiamo detto che comunque più di 20 si ha più possibilità di essere prenotati. È importante raccontare in un attimo quello che è l'ambiente dell'hotel, possibilmente con gli stessi colori. Anche questo influisce tantissimo a livello proprio percettivo. Ok, siamo nella fase della scelta. La fase della scelta, diciamocelo, nonostante sia scritto tutto, no? Come devono essere le foto, mi raccomando, coerenza tra descrizione e foto. Se diciamo che è un hotel per business, diamo degli elementi di quel tipo. Se diciamo che l'hotel è per famiglie, diamo quegli elementi di quel tipo. Ok, cerchiamo di dare qualcosa che in qualche modo ricostruiscono una coerenza nella narrazione, perché più siamo coerenti, migliore è la resa. Nel momento in cui però noi saltiamo dalla scelta all'acquisto, arriviamo con un carico, un bagaglio, un grande bagaglio di aspettative. Le aspettative è un po' lo standing point. Mi aspetto qualcosa, ho dei bisogni, questo letto, questo mi aspetto. E dei desideri. I desideri sono più personali, sono meno rintracciabili, appartengono alla sfera più emotiva. Ho un tipo di vacanza in mente, ho un tipo di necessità, ho un tipo di bisogno in quel momento particolare della vita. Questo è molto più difficile da intercettare. Il problema è poi nella realtà. Più avviene uno sfasamento tra bisogni, aspettative e realtà, maggiore sarà il livello di insoddisfazione. Migliore sarà l'allineamento, questo è quello che poi si è detto anche ieri tantissimo nella main hall di BTO, migliore poi sarà la resa proprio a livello di soddisfazione. Ma come intercettare questi bisogni? Vi diamo un attimino dei dati che riguardano proprio le fasi del soggiorno. Qual è l'hotel ideale, tendenzialmente? Prima ce lo siamo detti, l'hotel ideale è quello che riesce a intercettare meglio ovviamente questi bisogni e questi desideri. Non è un gioco da ragazzi ovviamente, non è una cosa così scontata. Non è il prezzo che determina l'hotel ideale, non è la categoria, non sono gli occhi blu, non sono quelle cose standard, la mega piscina o qualcosa che crea un effetto wow. È tutta una serie di elementi che ora noi vediamo. Vi abbiamo detto che i dati sono dati hotel test, quindi sono 25.000 questionari somministrati in oltre 700 alberghi in tutta Europa. Quindi l'abbiamo messo insieme, abbiamo visto un po' qual è la fotografia di questi alberghi. Si tratta, attenzione, di alberghi comunque dai 3 ai 5 stelle, non sono low budget, sono alberghi con taglio prevalentemente business in città turistiche
eccetera. Abbiamo diviso l'esperienza in hotel in cinque fasi: la prima impressione, la camera, la vita in hotel, colazione, staff. Alzi la mano chi pensa che la prima impressione sia quella fondamentale. Chi pensa che invece la vita in camera sia la cosa più importante di tutti? La vita in hotel è come priorità, nel senso come priorità. Lo staff, la colazione. Ok, perfetto, c'è una bella diversificazione come vedete. La prima parte, nella prima impressione, sicuramente la prima impressione conta. Abbiamo chiesto a alcuni blogger di commentarci questi dati, no? Alessandra dice: è una questione di incastri, è fondamentale la prima impressione e difficilmente si sbaglia. E questo però vale per ogni singolo aspetto dell'esperienza che si vive in hotel. È importante che la prima impressione, quella alla reception, sia poi coerente con tutte le prime impressioni delle altre fasi. Se no, si crea anche qui un dislivello, un gap, il gap di cui parlavamo prima. Questo è un video abbastanza divertente, ve lo faccio vedere, riguarda una cosa che adesso poi vi dirò. Awesome. We like well, we got there like really late, and so the show had already started. What concert was it? Well, you wouldn't know who they are. It's just like a little indie Il problema rilevato underground nella fase di thing. Yeah, reception, la party prima bus, party impressione. van, All party right, van. You know, no, it's tutti sono così. Excuse me. I have a couple of questions about the Wi-Fi. So, how many keys would you like? Two, please. Hey dude, what's up? Did you get the tickets? Oh wait, my battery's running low. Quick, call me at the main number. Ok, questa è un'esagerazione ovviamente, lui è un caso disperato, però la cosa importante insomma che volevamo dire qui è che nonostante sia tutto perfetto, perché poi gli hotel europei escono comunque promossi, il problema principale, che non immaginavo insomma perché insomma, mi ritrovo un po' però non, è che il 92% del campione trova le operazioni di check-in molto molto lunghe, ok? Molto molto lunghe, ma il problema principale è che non c'è un reale motivo. Non è che il receptionist è impegnato con un soccorso d'emergenza o è successo veramente qualcosa di grave. Molto probabilmente, non so, se la sta chiacchierando della sera precedente, oppure apparentemente l'utente non trova un reale motivo per cui il check-in è così lungo. Per carità, potrebbe anche essere 5 minuti o 10 minuti. Abbiamo chiesto a alcuni blogger di dirci che cosa trovano particolarmente sgradevole del check-in. Effettivamente, alcuni hanno detto il problema principale è che arrivando dopo un lungo viaggio, l'ultima cosa che uno vuole fare è attendere. Quindi probabilmente sono quei 5-10 minuti che ci stanno, però vissuti in maniera magari un po' scomoda, il fatto di stare in fila in attesa con qualcuno che nemmeno ti guarda, sentire le sue storie o sentire le storie di altri, è qualcosa che in qualche modo crea disagio. E ci ha veramente sorpreso perché parliamo di 9 su 10. A livello invece di prima impressione, uno dice: ok, un altro dei problemi è che arrivando alla reception, forse si può ricollegare, perché poi non è che abbiamo la bacchetta magica, però Manuela Occhetti di Design Therapy dice: la reception è una finestra sul resto dell'hotel. Ricordo reception bellissime, accoglienti, dove avrei passato ore a sfogliare una rivista, a sorseggiare un aperitivo. E infatti, quando noi chiediamo che stile aveva la reception, una delle cose principali, anche in hotel design, è: ma niente di che, niente di memorabile. Non era poi così comoda. Effettivamente la reception forse, forse, questa è un'interpretazione, viene vissuta un po' come un ufficio privato e non proprio come già l'inizio dell'accoglienza. È come se l'accoglienza iniziasse subito dopo il check-in. In realtà, ho sentito insomma, che fanno, voi albergatori fate un welcome drink, fate accomodare in divano. Non so se è una leggenda, a me non è mai successo, però può essere veramente utile chiedere ai signori di accomodarsi se ci sono problemi veramente di attesa. Magari sono anche 10 minuti, però sicuramente si vivono meglio seduti con una rivista o con le informazioni di servizio. Ok? E infatti quello che rileviamo è che nel 65% dei casi, anche in hotel lusso e design, la reception non sorprende, sembra essere un ufficio privato, dove in qualche modo si crea una certa distanza. Un altro dei problemi avvengono, ormai l'ho fatto vedere, ve lo volevo chiedere. Dalla camera, dalla reception alla camera. Il problema principale, anche qui, è l'attesa nell'ascensore. L'87% di questo campione, quindi di 25.000 tester, ci dice di dover attendere a lungo l'ascensore perché è troppo piccolo. Quindi questo è un altro ostacolo che in qualche modo crea disagio. La prima impressione, questo non so se lo vedete bene,
è un grafico, abbiamo preso nel grafico, adesso ve lo spiego velocemente perché magari così interpretate tutti gli altri. Il grafico di base va sul top e sul flop, abbiamo preso gli estremi, abbiamo levato tutto quello che è in linea. La linea centrale è un po' la linea delle aspettative, la parte top è quello che ha ecceduto le aspettative, la linea flop è quello che invece era altamente al di sotto delle aspettative. Nella parte della prima impressione sicuramente il fatto che il parcheggio è accessibile, l'accoglienza non è male, comunque a livello di staff, e poi vedremo lo staff è promosso, non è male, lo staff dà tutte le informazioni alla reception, la mappatura, quindi l'ubicazione dell'hotel è soddisfacente perché è già risolta all'origine, già sappiamo dove stiamo andando, è mappata, le condizioni dell'esterno non sono male, eccetera. Il problema è sempre il check-in, la reception che non sorprende, il parcheggio quando c'è e costa è troppo costoso, a volte anche lontano, e l'arredamento in qualche modo è abbastanza standard. Quindi rilevano anche una questione proprio di design, che niente di che, ok, mi sono sentito a casa, però niente di che, probabilmente non me lo ricorderò. Quando chiediamo per te memorabile, la gran parte dice no, quindi probabilmente non me lo ricorderò. Andiamo avanti invece con la parte della camera, no? La vita in camera è il centro dell'esperienza proprio in hotel, dell'esperienza del guest nell'hotel. Questo è un hotel molto bello a Matera, se non sbaglio, che ha vinto il nostro Top Award come miglior hotel per la sua regione lo scorso anno. Quest'anno, anzi, 2014. Che cosa rileviamo? Si è detto prima, Mirko Lali diceva in sala, la prima cosa che vi chiedono è il wifi. Uno dice, che cos'è la prima cosa che notano in camera? Uno dice, il letto. No, il wifi. Principalmente. Su 10 blogger che abbiamo intervistato, più o meno, tutti dicevano e parlavano del wifi in camera, che erano scocciati al fatto che magari non funzionasse, che magari costasse poco o che non ci fosse addirittura. In realtà, infatti, qui Valentina Paro di Diario in Viaggio dice le mie esperienze negative in camera, quindi uno potrebbe pensare ma magari lo puoi trovare da un'altra parte, si riconducono spesso a connessioni non funzionanti, il segnale non arrivava al mio piano o alla mia camera, o blocchi di connessione per aver utilizzato troppa linea. Dipende ovviamente da quello che lavoro che uno fa. Però vi faccio vedere un altro video molto carino. Avete visto questo di Holiday Inn? È molto carino, è uscito da 4 settimane, un po' teatrale, però fa capire un attimino quello che è il problema che adesso vi racconterò. Wi-Fi è incluso? Certo, i primi 4 minuti sono gratis, poi costa 9 centesimi al minuto. Dopo un'ora ci vuole la carta di credito e dopo 2 ore dovete inserire la dichiarazione dei redditi e il certificato di stato famiglia. La password? È molto semplice, è il nome del nostro albergo, scritto al contrario, tradotto in aramaico, con l'aggiunta del vostro piano. Come ulteriore misura di sicurezza, dopo 10 minuti va inserito un codice alfanumerico composto dalle vostre iniziali più un numero predeterminato e casuale. È predeterminato come? Così, molto semplice. Scelga una carta. Su, forza. Non me la faccia vedere. Vuole cambiarla? No. Che numero è? Il 7 di picche. Ecco, 7. 7 è un ottimo numero. Tenetelo a mente. Altre domande? No, grazie. Io sì. È molto carino, è la campagna Holiday Inn per dire che il wifi è gratuito e funziona benissimo, eccetera, eccetera. In realtà sul wifi non è poi così tragica, attenzione, a livello europeo, e poi non so qual è il livello italiano, dovremmo fare un'analisi proprio specifica sull'Italia. Tendenzialmente funziona bene, però il problema è che il 72% delle persone che lo pagano, quindi quando è a pagamento questa cosa disturba in generale ed influenza sulla valutazione generale, vengono considerate queste connessioni troppo care, soprattutto quando il 20% del totale che usa il wifi a pagamento o non a pagamento trova la connessione molto lenta, soprattutto poi quando la connessione è lenta e si paga, il problema è veramente critico, può compromettere proprio l'intera impressione sul soggiorno. Andiamo avanti sulla nostra esperienza in camera, adesso entriamo nella fase sicuramente più interessante ed è veramente il cuore della ricerca. Uno dei problemi che si rileva principalmente è che nonostante sia pulito e si presenti bene, purtroppo vengono notati residui di altri ospiti tipo capelli o polvere e soprattutto in bagno è il problema principale. Qui Elisabetta di Italian Bar che dice: sembrerà banale ma credo che un soggiorno possa venire rovinato dalla mancanza di pulizia, anche se faccio molto caso al design, all'arredo di un hotel, posso davvero sorvolare su un albergo esteticamente poco curato ma non sull'ordine alla pulizia. Anche Sara Boccolini dice un hotel con l'asciugacapelli con il tubo, la doccia con il telo di plastica, il wifi che non funziona, una colazione scadente, non lo consiglierei. Il famoso tubo.
E questo, vabbè, ve lo faccio passare, avete fatto colazione, spero che... l'83% in camera, nonostante la trovi generalmente pulita, nota capelli non propri da qualche parte, o comunque residui di precedenti ospiti. In bagno il problema è veramente altissimo, l'85% trova dei residui, il 70% nota calcare in doccia e capelli di ospiti precedenti, il 96% trova generalmente il bagno troppo piccolo. Quindi sembra essere proprio un problema generale in tutta Europa. L'85% trova si allaga normalmente il pavimento dopo la doccia o comunque si bagna e lo trova comunque fastidioso. E il 90% nota quando gli asciugamani sono di bassa qualità. Quindi sono dei dati davvero interessanti, perché poi in realtà sono i dati peggiori che troviamo in questa ricerca. Però ci fanno vedere come veramente l'esperienza in camera è molto dettagliata, è molto, se vogliamo, clinica. Simona Nurcato di Bagni dal Mondo dice: il fatto di non avere sufficiente spazio di appoggio per un beauty case o per i vestiti ti fanno sentire fuori casa, mentre dettagli e attenzione aiutano a farti sentire a casa. Un bagno sporco male arredato me lo ricordo a vita e può farmi cambiare idea su tutto il resto. Chi si trova d'accordo su questa frase? Quindi il bagno è importantissimo sicuramente. Questi sono i top and flop del bagno, tendenzialmente. L'abbiamo recuperata all'interno dell'argomento appunto camera. È il luogo centrale dell'esperienza e soggiorno, soprattutto il luogo in cui principale della camera, e condiziona fortemente la percezione della camera stessa. Ecco, cioè è un insieme tra la camera. Quando si parla di camera si parla soprattutto di bagno. Nonostante si trovi pulito, il diavolo è proprio nei dettagli, ok? I top and flop sono quelli che vi ho detto prima. I top sono che comunque le dimensioni della doccia e della vasca vanno bene. In questo caso lo stile di questi alberghi testati era tendenzialmente moderno, l'organizzazione degli spazi non era male, quando c'è l'accappatoio viene apprezzato e comunque non ci sono particolari critiche, il flusso dell'acqua va bene. I problemi principali è che si trovano appunto questi residui di calcare o piccoli dettagli che non compromettono in generale il giudizio generale sulla pulizia. Attenzione, magari dicono ok, tendenzialmente pulito, però era una pulizia ok, ho notato delle cose, e ce lo dicono. Nella camera invece tendenzialmente va tutto bene, il problema principale è che 8 su 10 lamentano il rumore dei vicini o il rumore dall'esterno, e il 52% non trova comodo il balcone, anche qualora ci sia, non lo trovano, cioè lo trovano esattamente un po' come la reception, come qualcosa fuori dalla loro esperienza di viaggio, non è comodo, non viene vissuto, in qualche modo non viene sfruttato. Però comunque viene scelto, attenzione, quando andiamo nella parte filtri, avete visto Rimini, ci sono destinazioni o addirittura le destinazioni in montagna, il balcone viene scelto, è molto importante, però non si vive. Andiamo avanti, mentre tra i flop, insomma, la vista, ma su questo non possiamo fare ovviamente niente, dipende da dove è ubicata la camera. Per quanto riguarda invece l'hotel, la vita in hotel, abbiamo molti meno dati, non tutti usano la spa, non tutti usano il centro congressi, non tutti usano le sale meeting o il babysitting e tutte quelle altre attività che voi conoscete bene. Elisabetta Italian Bark dice: preferisco le stanze più raccolte rispetto a quelle grandi, in albergo è bello sentirsi accolti come se si fosse un po' a casa. Ok, fino a che punto è bello sentirsi accolti come se si fosse a casa? Abbiamo parlato poco fa su Twitter in una divertente discussione, e viene subito dopo. Questa è un po' la vita in hotel, tendenzialmente è tutto abbastanza top, quindi il bar è pulito, i bagni sono puliti, il wifi c'è nella lobby e funziona, il servizio a bar è ok, eccetera, eccetera. Si nota quando è eco-friendly, si nota e fa piacere. I problemi sono normalmente i servizi extra sono cari, quindi molti non li utilizzano, il campione scende notevolmente. E ora vi faccio vedere in che percentuale, quanti sono quelli che utilizzano il wifi, quanti sono quelli che utilizzano la spa, quanti sono quelli che utilizzano le sale meeting, eccetera, eccetera. Il soggiorno, la vita in hotel non è poi così memorabile, notano quando l'hotel è in crisi, l'84% del campione, nota quando l'hotel is running down, quindi ha qualche problema, anche un po' dall'aspetto, è sempre messo insieme con l'aspetto, e l'hotel non è memorabile. Attenzione, sentirsi a casa è lecito, però senza prendersi troppe licenze. Quando abbiamo chiesto stamattina che cos'è per te l'hotel ideale, qualcuno ha detto sentirsi a casa, e qualcuno ha anche detto sì, ok, sentirsi a casa, però sentirsi a casa nella parte comfort è anche meglio. Francesca Campiglia del Turismo Informato ricorda un'esperienza in cui c'era un fornelletto in camera che andava acceso, gli è sembrato strano perché nessuno gli ha detto niente, appena aperto la finestra è entrata una colonia di zanzare che praticamente se lo ricorda a vita. A me, io se sento parlare di zanzare vengo da una zona Sardegna con lo zampirone, quando vedo uno zampirone mi viene tendenzialmente, ecco, non è sicuramente il comfort di casa, il sentirsi a casa che cerco
che cerco in un hotel. Quindi la copertina della nonna, lo zampirone e altre cose, cerchiamo veramente di minimizzare questo sentirsi a casa nella parte un pochino più, insomma, di basso livello. Va bene, però probabilmente va fatta una disinfestazione, insomma. Le zanzare non sono qualcosa sicuramente di gradevole all'interno di un soggiorno, e perché bisogna, insomma... Ma in quel caso va spiegato magari. Sì, va ridotto il rischio al minimo, è spiegato molto bene, poi ognuno la prende come è. Era un aneddoto abbastanza simpatico, no, ovviamente Francesca non fa parte della ricerca, però quando parlava di sentirsi a casa e di queste parti qui, ho detto che bisogna menzionare il fatto che sentirsi a casa non vuol dire come a casa, è molto diverso. Questo è interessante, com'è? Sì, è vero. Un problema di proiezione. Ve le cito comunque. Questi qui sono di questo campione che abbiamo testato, sono le percentuali di servizi extra e servizi in hotel che vengono utilizzati. Quindi viene prevalentemente utilizzata la TV all'86% del campione, quindi quasi 9 su 10 utilizzano la TV sicuramente, l'aria condizionata al 66%, il garage, molto 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 importante, e via dicendo, inter, ristorante, bar, meno le cose meno importanti di questo campione, che è comunque molto ampio, e il servizio di babysitter, il centro estetico, la discoteca, sale meeting, eccetera, 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 la pay TV, che è al 5%, ok? Quindi questo è un po' quello che i nostri clienti, immagino che chi ha un hotel questi dati in qualche modo se li elabori, non so se vi ritrovate? Ok, buono, ottimo, sì. Com'è? La piscina, aspetta che non la vedo, è bassa. Ah, ok. Ok, ci sarà sicuramente un errore, ma guarda, nel segmento alto, perché noi ce l'abbiamo sui filtri, una delle cose più richieste, qui comunque è in relazione a quando c'è, non è che i più alti sono alti, perché è tutto in proporzione ovviamente, il campione di chi usa babysitter è molto più basso, è probabilmente un errore. Ok. Andiamo avanti invece con la colazione. La colazione era per voi, alcuni di voi, molto fondamentale. Alcuni dei nostri blog hanno risposto che sì, lo è, altri un po' meno, dipende dal tipo di viaggio, mi sento di dire. Per alcuni è un problema di quantità, per altri un problema di quantità e qualità, soprattutto di qualità. Elisa e Luca di Mi Prendo e Mi Porto Via dicono: l'accoglienza e il design in linea con i miei gusti, oltre a una colazione indimenticabile, sia dolce che salata. Quindi questa è quella cosa che veramente rende quell'hotel memorabile per lei. Possono rovinare il mio soggiorno camere anguste e colazione con marmellata e pane. Sempre Francesca dice: una colazione che non sia industriale, che ci sia un tocco umano in quello che si fa e che non sia qualcosa di industriale. Poche cose, anche poche, ma di buona qualità. Qualcuno poi citava anche tipo un breakfast testing con un piatto già impiattato con delle delizie locali, senza fare grandi buffet, insomma, scenografici. A livello di colazione noi abbiamo tendenzialmente più top che flop, ok? Non va poi così male a livello europeo, a livello di freschezza di cibi, di varietà, di disponibilità dei succhi, eccetera, eccetera, tutto più o meno nella media. Però le cose che si lamentano di più è il caos. La colazione è un momento di relax, in qualche modo di proseguo, cioè il soggiorno non è finito, però la sensazione è che in realtà nel momento in cui inizia la colazione già il soggiorno sia finito e inizi un po' quello stress che è del quotidiano che esce fuori da quella che è l'ambiente ovattato di un hotel. Quindi attenzione, il caos, e il 48% interessante nota la mancanza di quotidiani, quindi in qualche modo lo cerca per rilassarsi, per leggerli, e lo nota. Il 30% trova che manchi qualcosa. Qualcosa che può essere o dolce o salato, dipende ovviamente dai gusti, però in questo caso non siamo andati così a fondo. Abbiamo delle parti aperte, però non le abbiamo analizzate a livello di review e recensioni per iscritto. A livello di staff, per alcuni è veramente fondamentale. Emily Marchioni di Bimbi e Viaggi dice: il fattore che influisce maggiormente sulla qualità del soggiorno è certamente l'approccio di chi mi ospita. La presenza di personale gentile e disponibile rende il viaggio un viaggio più piacevole e può anche sopperire eventuali carenze di servizi della struttura. Per alcuni sì, per altri no, vedremo. Quello che dice Milly è che di base lo staff non è solo parte dell'hotel, è proprio parte integrante della propria esperienza di viaggio. Quindi lo staff fa il viaggio, il fatto che sia disponibile, che dia consigli di utilità, che lo riconosca quando rientra, eccetera, eccetera, è qualcosa che veramente, soprattutto lei viaggia con bambini, è qualcosa che fa veramente la differenza per lei.
Manuela Chieti dice: servizi, ovviamente la disponibilità del personale fanno la differenza. Sono state l'estate scorsa una masseria dove un mattino mi indicarono, in base al meteo, la scelta migliore fra il mare e un'escursione a Matera. Quindi l'attenzione per il cliente, il fatto di farlo sentire speciale senza sforare nell'invadenza, è quello che rende speciale un hotel, senza sforare l'invadenza, ok? Quello che abbiamo rilevato, di base, lo staff è una delle parti più top di tutta la classifica. Non ci sono grandi problemi se non dovuti a fattori esterni. Check-in e check-out, anche il check-out lungo è complicato, è qualcosa che si lamenta. I programmi di loyalty card, quindi i punteggi nelle varie catene alberghiere, normalmente vengono ritenute non adeguate, non qualcosa veramente che fa la differenza, così come il gadget quando c'è, non è qualcosa che ha stupito nella gran parte dei casi, quando c'è. Per il resto l'abbigliamento, il fatto di essere a disposizione quando richiesto, il fatto di essere riservati al punto giusto, è qualcosa che comunque piace e va bene, è assolutamente... Okay. Abbiamo quasi finito. Questo è il totale, ok? Ci sono tutti i punti top e tutti i punti flop che io vi ho annunciato. Il problema qui è che tutto quello che esce fuori dall'esperienza di routine, come l'utilizzo dei servizi extra, il bar, la spa, la piscina, il pranzo e la cena, il food, è davvero negativo, ok? Ed è strano su un campione così grande, su hotel di questo tipo, di questo livello. Non siamo entrati a fondo perché purtroppo servirebbe un'altra ora, però ci riserviamo sicuramente di analizzare questo in un prossimo incontro. Andiamo avanti perché non abbiamo ancora risposto. Abbiamo risposto alla domanda, vi ricordate all'inizio? Cos'è l'hotel ideale? La ricerca della perfezione? È una promessa mancata? È una conquista? E i particolari, i dettagli? Abbiamo risposto, secondo voi, che cos'è tra le quattro? Perché ho parlato dei dettagli. Andiamo a vedere. L'hotel ideale, innanzitutto, siete voi. Se vi hanno scelto è perché cercavano esattamente quella cosa e quel tipo di hotel. Quindi non dovete raggiungere la perfezione, perché siete già perfetti. Chi vi cerca secondo determinati parametri e non vuole sbagliare. Non vuole sbagliare e voi dovete convincerlo che non ha sbagliato per quello che cercava. Vi hanno già scelto per più di un motivo. Intercettare queste motivazioni, questi bisogni, cercare di captare i desideri, che è la cosa più difficile di tutti. Migliore sarà l'allineamento tra le aspettative, i bisogni e i desideri, migliore sarà la resa in termini di soddisfazione. E a quel punto, solo a quel punto, potete costruire sicuramente una relazione di fiducia con il vostro cliente ideale. La metafora è un po' come quella dell'amore. La differenza è che non c'è una fase di innamoramento. Purtroppo io ho scelto e vado già sicuro che quelli sono gli ingredienti, quindi non posso poi cambiare idea. Il problema è che non c'è una seconda chance rispetto a una relazione. E quindi questo è un po' il finale. Diversamente dall'amore non esiste una seconda possibilità. Quindi è veramente importante che voi capiate perché vi hanno cercato e se le cose per cui vi hanno cercato hanno soddisfatto. E su quello lavorare sui plus. Lavorare sui plus per costruire un innamoramento post scelta, ok? E su questo io vi lascio e vi chiedo di farmi domande e anche di commentare soprattutto se esiste il vostro hotel ideale, qual è per voi, perché questo fa parte di un'analisi che stiamo facendo da tempo proprio su che cosa davvero renda l'hotel ideale, al di là poi di tutti i questionari statistici e scientifici. Io mi rendo a disposizione per domande, abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora 7 minuti, 8 minuti. Prego, passo la... Grazie, sono gestore di Bed & Breakfast e Case Vacanze a Venezia. E una delle principali problematiche che trovo io è nella gestione delle esigenze del cliente, che come diceva prima possono essere anche molto banali, cioè chiedere un wifi come priorità del soggiorno, per cui ti viene in mente che magari non si accorgono in quel momento di fare colazione davanti a un Picasso o di avere in testa un tetto d'epoca. E quindi... A volte accontentare, quali sono le aspettative? Sono il tuo hotel ideale, però se tu mi chiedi se è ideale per il wifi e poi tutto il resto non lo apprezzi e quando vai a dare la recensione puntualizzi un voto basso su quel punto, ecco, posso mettere anche un wifi a banda larga la prossima volta, però forse il problema è come faccio ad accontentarti? Guarda, quando si parla di hotel ideale, questi sono effettivamente fattori più oggettivi, sono proprio i punti critici che devono essere funzionali. Il resto sicuramente è tutto l'effetto wow della relazione post scelta, che però va raccontato, è molto nella capacità di racconto.
La colazione, per essere speciale e memorabile, dovrebbe essere raccontata con una buona parte di etichette, magari il fatto di mettere il piatto del giorno, da dove arriva quella, mettere le pietanze più gettonate, fare una specie di classifica o cose così. È veramente nel racconto che uno riesce a fare. A quel punto apprezza molto di più, però non sopperisce a quelli che sono i problemi. Alcuni sono rilevanti, altri meno. Noi purtroppo in questa ricerca non abbiamo che cos'è più rilevante per te, che cos'è meno. Abbiamo i flop, ok? Poi con i blogger siamo riusciti bene o male a interpretarli. Però quello deve essere la base di partenza. Il resto è veramente nella capacità di narrazione, che spesso manca, perché non possiamo aspettarci che il cliente ci chieda ma questo quadro forse è un Picasso, cioè se lo sa, oppure scriviamoglielo, raccontiamoglielo nel momento in cui è ben disposto. Sicuramente quello fa la differenza, fa la differenza. È proprio nella relazione con lo staff, che per alcuni sopperisce a tutto il resto, per altri no. Ok? Sì. Abbiamo ancora un po' di tempo, mi sono velocizzata, ma in realtà abbiamo ancora 7 minuti. Sì, buongiorno a tutti. Una domanda, abbiamo parlato prima della colazione, mi è venuto in mente questo. Visto che ci sono stati presi interventi da blogger, ma la colazione è stata valutata dal punto di vista degli italiani? Cioè, i blogger sono stati intervistati solamente, è stato chiesto agli italiani che hanno espresso un parere sulla colazione. Il test invece è stato fatto su varie nazionalità, suppongo. Quindi vanno prese un po' con le pinze, insomma, soprattutto per la colazione, no? Sì, non cavalliamoci allora i blogger, abbiamo chiesto di raccontare, no, per avere anche delle storie, se no sarebbero stati dati e io avrei dato la mia interpretazione personale. Questi sono 25.000 tester, se voi andate su trivago.it/hoteltest troverete tutte offerte che noi facciamo a clienti che già devono andare in quella meta, ok? E hanno la possibilità di avere uno sconto da 30-80 euro a soggiorno per rilasciare un questionario che ha quasi 300 domande. Sono 300 indici di rilevazione. Alcune sono domande di coerenza, alcune sono domande neutre, eccetera, eccetera. Diciamo che tendenzialmente, questo ha molto senso farlo in Italia, vedere che cosa è successo, però avremo i dati di Roma e Milano, attenzione, non abbiamo i dati del mare, non abbiamo i dati della montagna, perché va tutto bene, i succhi sono di buona qualità, è tutto fresco, eccetera, eccetera, l'unico problema che si lamenta, stranamente, è solo il rumore, la mancanza di relax, forse sono anche alberghi abbastanza, sono 700, insomma c'è un po' di tutto, abbastanza frequentati, perché poi il check-in è lungo, il check-out è lungo, insomma ci sono tutte queste dinamiche. Andrebbe fatto specificatamente una roba del genere direttamente nel proprio hotel o nella propria città, che tra l'altro è possibile, noi non promuoviamo attivamente, ma insomma chi vuole può farlo eventualmente. Sì, bisogna sempre mettere, e addirittura si può fare anche un confronto con altri, con un altro campione, per vedere se si è in linea, superiore o inferiore. Questo è il dato europeo, ok? Europeo. Anche positivo per la colazione, perché effettivamente. Domande, curiosità, dubbi? Domanda a livello fotografico, volevo sapere per le realtà alberghiere che non appartengono a grandi gruppi, se diciamo fotografare il personale, la proprietà, è un elemento distintivo in un certo senso. Allora sul web no, non lo fate, mettete cose, infatti noi eliminiamo, quando voi ci caricate foto con bambini, staff, persone, cerchiamo sempre di nome, a meno che non siano riconoscibili, è proprio parte del design. In generale è bene dare questo tocco, in un metamotore sto parlando, direttamente nel sito, ok? Oppure magari una foto di gruppo tra le finali va benissimo, però non mettiamola come, io poi qui non vi ho parlato del Hero Picks, la foto di presentazione, un esterno o una camera interna o un angolo che la gente ama e che cattura visivamente l'attenzione. Il racconto di quel tipo facciamolo veramente dopo. Molto spesso gli albergatori, e non solo grandi o piccoli, descrivono nel proprio hotel come l'hotel ideale, paradisiaco, bellissimo, stupendo, e poi magari ci sono 3 foto o 5, 10, di cui alcuni sono loro alla reception. Non è l'ideale. Noi normalmente poi lo cambiamo, perché qualcosa che non piace, cioè già vista, non ci vogliono 3 minuti per scartare un hotel solo per la foto, ci vogliono 3 secondi. Quindi quelle foto lì lasciamole nella parte più esperienziale, più di racconto, lasciamole in social media, lasciamole nella relazione post-soggiorno, assolutamente, ma non prima.
come foto di base, anche se abbiamo delle modelle alla reception o nella spa, lasciamole a casa. Ok, domande? Domanda molto semplice, ma tra una foto di esterni e una foto della camera, entrambe belle, quale funziona di più secondo voi? Allora, qui non c'è la soluzione ideale, testatele entrambe. Trivago ha un ingresso gratuito, che Trivago Hotel Manager. Potete vedere come cambiano i dati a seconda di quella che è la variazione della foto, e cambiano, eh? Ok? Quindi anche a seconda della stagione, se estate piscina, se inverno, con un ambiente molto più caldo. Normalmente noi preferiamo esterno, però a volte l'esterno lascia un po' a desiderare. Quindi andiamo magari su una camera, oppure su un angolo che veramente racconta una storia. Ci sono alberghi a Milano che vanno alla grande perché hanno un taglio design con uno sfondo molto illuminato di altissima qualità e magari un elemento di arredo che spezza completamente con un colore completamente elettrico. E vanno alla grande solo per quella Hero Pix, solo per quella foto principale. Trovate la formula giusta, ok? C'hanno tutti la foto di punta, se notate bene, gli hotel più popolari. Se voi andate sulla lista Firenze, Roma, Milano, i primi sono quelli che sono più apprezzati, dove la gente è colpita immediatamente dalla prima foto. Ok, poi la gente sfoglia, però in realtà la prima è importante, importantissima. Variatela, variatela. Ok, che ore si sono fatte? Ci sono altre domande? L'ultimissima? Cristiana. Non mettere le foto online. È una questione di percezione dell'utente. Sono foto che noi abbiamo messo... molto, non le troverete sulle città di punta, cose del genere. No, non è qualcosa che nella ricerca colpisce, no. Quello che vi ho detto, prezzo, distanza e punti interesse, le foto devono dare chiaramente l'idea di quell'hotel, eventualmente di quella storia, se è un hotel storico, se è un hotel design, eccetera, però non mettiamoci una faccia simpatica perché non la capiscono, in generale no. Ok, e poi quando ci sono i bambini è ancora peggio, con l'albero di Natale e i regali, abbiamo trovato un po' di tutto, un po' di tutto. Va bene, signori, io vi ringrazio, la conversazione continua fuori e buon Hotel Ideale, raccontatecelo a Hotel Ideale e Trivago con BTO 2014. Grazie.